Allora, a tutti, oggi vi mostro questo interessante CD player della Sony, vecchio, però con delle caratteristiche interessanti. Il modello è il CDP-991, prodotto nel 1991 o giù di lì. Questo player può anche ha una funzione di inserimento dei titoli e altre caratteristiche che si chiama custom file, cioè non è dotato di CD text, cioè del poter leggere i CD che hanno questa informazione, ma può essere, come dire, customizzato, cioè personalizzato. E faccio vedere un esempio. Adesso qui c'ho un CD, non so, speriamo che YouTube non mi blocchi il video per questa cosa, perché non credo, una musica di, non so neanche di quanti anni fa, 80 anni fa, chissà. Vabbè, usiamo il telecomando che è bello completo, quindi si può anche chiudere il cassetto. Precedentemente avevo inserito il titolo e quindi lui lo riconosce quando ha una memoria interna che riconosce il disco che avevi personalizzato, cioè lui tiene in memoria quell'informazione, il titolo del disco o la programmazione dei brani, l'indicizzazione. Io ho messo solo il titolo, questo è fantasia 1 perché ci sono poi pochi caratteri. Quindi adesso riproduciamo. Adesso stiamo riproducendo tramite la uscita ottica, digitale, tramite l'equalizzatore. Quindi non stiamo usando il suo DAC interno, ma quello esterno. Però si può anche ascoltare con il suo DAC, e questo lettore ha due uscite, una fissa e una variabile. La variabile si può regolare con quel potenziometro rosso sulla destra, che poi è questo tasto, questi due tasti qua del volume, che cambiano anche il livello dell'uscita cuffie, che è sotto il potenziometro, quello con il LED rosso. Adesso switcho l'amplificatore sull'uscita diretta CD. Questo è quello che si sente dal DAC del lettore, del player. Adesso io premo sul telecomando, il potenziometro motorizzato. E porto il volume praticamente a zero. Posso ridarlo, ma così interessante, ecco. Poi sul display ci sono queste informazioni: tempo trascorso, tempo rimanente alla fine del brano, il numero di brani mancanti alla fine del CD, il totale mancante alla fine del CD e il titolo, se è stato inserito chiaramente. Questo è quanto. Grazie per averlo guardato. Ciao.